Ciao a tutti, mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovissimo episodio del Saramas. Quello che andiamo a fare oggi è un tier list che ha a che fare in parte con i libri. Infatti oggi andremo a categorizzare tutte le varie trasposizioni cinematografiche di libri che io ho letto. Io dico trasposizioni cinematografiche, ma alcune sono serie televisive. Ovviamente spero di non essermi dimenticata nessuna trasposizione, se mi sono dimenticata amen, ma direi di iniziare con questo video. Il primo film che abbiamo qui è Un giorno questo dolore ci sarà utile, tratto da uno dei miei libri preferiti che potrei o forse no rileggere nel 2022. Questo film sfortunatamente deve andare nell'ultima categoria, cioè non me lo ricordo. Infatti questo film io l'ho visto prima di leggere il libro e anche se durante la lettura del libro mi sono ricordata alcune scene del film, non posso dire lo stesso del film, cioè nel senso la storia era molto simile da quello che ricordo, però appunto non ricordo abbastanza da metterlo in qualche altra categoria. Abbiamo poi Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Quelle di Harry Potter si basano sul mio ultimo rewatch, che è stato quando ho fatto la drinking challenge e questo film mi aveva devastato, quindi io sfortunatamente devo metterlo su fa schifo ma guardabile. Non voglio dimenticarlo perché comunque ha delle scene molto belle che io amo tantissimo, però è un film che potrebbe benissimo essere buttato nel cestino e non essere mai più visto perché fa veramente schifo, non c'entra niente con il libro, è solamente una specie di teen romance con la magia. Il prossimo film è La fabbrica di cioccolato, la versione con Johnny Depp. Questo film l'ho anche rivisto quest'estate, mi è piaciuto? Onestamente sì, però io un popular opinion sono un pochino più fan del film quello più vecchio, però comunque è un bel film, quindi io lo metto su molto simile al libro perché almeno da quello che ricordo io era abbastanza simile, però ecco la mia preferenza va da un'altra parte. Quarto film che abbiamo è Il fantasma dell'opera. Io ho solamente visto la versione musical con Emmy Rossum, Gerard Butler se non sbaglio, e mi sa che con questo film inaugureremo una categoria, ossia Vorrei dimenticare. Infatti questo film non è brutto di per sé, però il casting non mi è per niente piaciuto. Ho trovato poi che il film fosse tutt'altra cosa rispetto a quello che è il libro che ho letto quest'anno. Poi ultima cosa, ho finito di vedere il film e onestamente volevo cavarmi gli occhi, quindi se me lo potessi dimenticare lo farei assolutamente. Sono felice del prossimo film, ma non è veramente un film, è una serie tv, che è My Mad Fat Diary. Questa qua è probabilmente una delle mie serie tv preferite e ovviamente quando ho scoperto che era tratta da un libro ho letto anche il libro, solamente che le due cose sono altamente diverse e io ho amato molto di più la serie tv rispetto al libro, quindi avrete già indovinato, questo qui va su meglio del libro. Prossimo film è Le Vergini Suicide. Questo qua onestamente va su non me lo ricordo, sono certa di averlo visto ma era un periodo dove guardavo moltissimi film e quando ho visto questo subito dopo l'ho dimenticato, quindi vuol dire che non ha avuto un bel impatto, probabilmente sarebbe su Vorrei dimenticare se effettivamente me lo ricordassi, ma siccome non ho alcun ricordo tranne un paio di scene del film direi che può rimanere su non me lo ricordo. Per il prossimo film sono molto combattuta perché Romeo e Giulietta, quello con Hailee Steinfeld e Douglas Booth. Onestamente l'avevo visto solamente perché tutte le mie compagne ne stavano parlando, so solo che io l'ho visto e ho detto in beh, perché ovviamente è la storia di Romeo e Giulietta, però è una storia che a me non piace, quindi io lo metto su Vorrei dimenticare perché comunque non è una cosa che voglio effettivamente ricordare siccome non sono fan di Romeo e Giulietta, quindi statene lì. Passiamo poi a Les Miserables, il musical tratto dal libro I Miserabili di Victor Hugo, nonché film che mi ha fatto appassionare tantissimo ai musical. Con questo film inauguriamo la categoria che manca, cioè diverso ma ci sta, perché infatti nel musical mancano tantissime scene, tra cui alcune delle mie preferite o comunque le hanno modificate per renderle più musical, però è comunque un film molto molto bello. Con grande tristezza poi abbiamo il film di Cirque du Freak, una serie che io ho amato follemente e che ho letto proprio perché quando ero una piccola adolescente amavo questo film, ero letteralmente ossessionata. Ora che però finalmente ho letto tutti i libri vi dico la verità che ho paura di guardare questo film, devo per forza metterlo su Vorrei dimenticare, cioè non c'è altro posto per questo film che lì. Abbiamo poi Peter Pan, il cartone della Disney, che onestamente io metto su molto simile al libro. Io da piccola ero molto fan di Peter Pan, il film secondo me non è il massimo ma è comunque un film godibile e secondo me si avvicina abbastanza a quello che è il libro. Detto ciò però andiamo avanti con Shining. Anche qui sono molto combattuta perché vorrei metterlo su diverso ma ci sta,
perché comunque è un film molto godibile, oppure su fa schifo ma guardabile, che so che sono due categorie molto molto diverse. Però mi ricordo che mentre guardavo il film, dopo aver appena finito di leggere il libro, sono rimasta un po' schifata da alcune scene perché erano totalmente diverse, e proprio per questo mi andrebbe da metterlo su fa schifo ma guardabile. Però è confrontabile al Principe Mezzo Sangue, dove letteralmente hanno cancellato tutta la storyline di Voldemort? Assolutamente no. Quindi penso che lo metterò su diverso ma ci sta. Detto ciò, io penso di aver preferito comunque il libro al film. The Maze Runner è stata una rivelazione per me come film. Io ero ossessionata, avevo anche il poster attaccato nella mia camera universitaria al primo anno, e anche questo mi sa che segue The Shining con diverso ma ci sta. Il prossimo film invece va su, non me lo ricordo, il film in questione è Insurgent, secondo film della serie di Divergent. Io sono certa di averlo visto al cinema questo film, però vi dico la sincera verità, non me lo ricordo. Non ricordo se ci sono le stesse scene, non ricordo il casting dei nuovi personaggi, proprio zero raga, non mi ricordo. Forse è meglio così, onestamente, però mi dispiace. Prossimo film so che forse non dovevo metterlo, perché è Viaggio al centro della Terra, il film del 2008, credo fosse il 2008 almeno, con Josh Hutcherson e Brendan Fraser, che ovviamente si rimanda a Viaggio al centro della Terra, solamente che ha luogo nei giorni nostri, non nel 1800, 1900. Non seguiamo il professore, il nipote, eccetera, ma seguiamo, ok, sì, un professore e un nipote, ma non sono gli stessi, no? Cioè sono loro che letteralmente seguono il libro Viaggio al centro della Terra e vanno al centro della Terra. Quindi non è proprio una trasposizione cinematografica, però non ce ne importa. Io lo metto su diverso, ma ci sta. La verità è che volevo metterlo su meglio del libro, perché a me il libro non ha fatto impazzire, però non me la sento perché comunque la storia è diversa. Altro film che mi ha letteralmente cambiato la vita, Hunger Games. Il primo film della serie è diverso dal libro, questo è constatato, però aggiunge anche delle piccole cose che secondo me rendono la storia ancora più interessante. Potrà essere diverso, ma ci sta davvero tantissimo. Andiamo avanti con quello che credo sia Alice in Wonderland, il primo film live action. Mettiamo il presupposto che a me il libro di Alice in Wonderland non piace. Questo film io l'ho visto al cinema, super godibile, quindi meglio del libro. Potete pure venire qua e dirmi: Sara, hai detto una cagata, non me ne frega niente. Abbiamo poi il primo film di Winnie the Pooh, che metterò su molto simile al libro, perché infatti ricordo che quando ho fatto la mia maratona della Disney ho anche guardato il film di Winnie the Pooh, oltre al fatto che mi sono innamorata ancora di più di lui come personaggio, perché è il mio spirito guida. Man mano che guardavo, quello che succedeva mi tornava alla mente perché l'avevo già letto nel libro. E poi abbiamo un masterpiece, ossia la serie televisiva Sherlock della BBC. Questa, mi dispiace anche qui dirlo, è un'opinione personale ovviamente, ma va su molto meglio del libro. Io non ho letto tutti i libri di Sherlock Holmes o tutti i libri dei casi che Sherlock segue all'interno della serie, però posso dirvi che a me i libri di Sherlock Holmes non sono piaciuti. Sono dei libri godibili, però non mi hanno fatto tanto impazzire. Mentre la serie TV per me era un'ossessione, dovevo per forza andare avanti a guardare episodio dopo episodio. Una trasposizione invece proprio brutta è 13 o 13 Reasons Why. Il libro fa schifo, la serie TV ancora di più. Quindi ovviamente la metto su Vorrei dimenticare, perché letteralmente io mi detesto per essermi fatta del male a guardare questa serie, perché già il libro non mi era piaciuto e mi sono anche detta: perché farmi dell'ulteriore male a guardare la serie TV? Però ero curiosa e quindi ho visto la prima stagione, mi sono traumatizzata, non riesco più a non pensare a determinate scene, anche della seconda stagione, perché ho visto solamente una scena, e io onestamente vorrei dimenticare. Un film invece che andrà molto in alto, perché infatti lo metto su molto meglio del libro, è Matilda, un film che sì, ha fatto parte della mia infanzia e che io ho visto 30 milioni di volte. Quando ho letto il libro sono rimasta un pochino delusa rispetto al film, perché mi è sembrato un po' troppo chill come libro, quindi assolutamente il film mille spanne sopra. La prossima è una serie TV, ossia Killing Eve. Io ho letto la trilogia di Killing Eve più o meno tutta l'anno scorso, primo e secondo libro fenomenali, terzo libro una merda. Ho visto la serie TV mentre aspettavo l'uscita dell'ultimo libro. La serie TV comunque è godibile, però è diversa. Credo che delle storie che vengono raccontate nel primo libro ce ne sia nella serie TV probabilmente una o due, oltre al fatto che cambiano il genere dei personaggi, cose così, quindi è molto molto diversa, però io la voglio mettere su diverso ma ci sta. Il prossimo è Harry Potter e la pietra filosofale, che io devo mettere su molto simile al libro. Infatti i primi due film, almeno secondo me, di Harry Potter sono abbastanza simili da poter essere messi in quella categoria. Ovviamente ci sono alcune cose che vengono cambiate nel film, però al tempo stesso la maggior parte delle cose c'è, secondo me è molto molto simile ed è un bel prodotto. Passiamo poi alla serie TV di Bridgerton, che devo metterla su meglio del libro, raga, cioè non posso non farlo. Io ho visto prima la serie TV, poi ho letto il primo libro, e la serie TV è ad altri livelli. Cioè nella serie TV non abbiamo la storia d'amore solamente di Simon e Daphne come nel libro, ma abbiamo anche tutta una serie di personaggi intorno a loro che
hanno le loro storyline, sono abbastanza caratterizzate ed è una serie TV che si può vedere senza per forza dover amare i due protagonisti, come è successo a me che ero team Anthony Forever, quindi mi dispiace, ma la serie TV mille volte meglio. Il prossimo film invece è Sono il numero 4. Ero molto fan della serie di libri, ho visto poi il film e sono rimasta un po' delusa. Vorrei dimenticare quel film? Assolutamente no, però devo metterlo insieme a Half-Blood Prince, quindi tra fa schifo ma è guardabile, perché comunque un film godibile. Il prossimo è Carol, insomma a Carol. Il libro non mi aveva fatto impazzire, quindi come mi potevo aspettare che mi potesse piacere il film? Però da quello che io ricordo è abbastanza simile, ci sono molte differenze, però ci sta, quindi io lo metto su diverso ma ci sta. Torniamo invece a una delle brutte categorie in fondo, cioè vorrei dimenticare, dove metto Paper Towns, ossia Città di carta in italiano. Già il libro è un po' una merda, figuratevi andare a vedere il film, ma il problema non è tanto il film, è anche godibile a certi punti, ma è proprio la trama in sé, cioè Margot come personaggio onestamente lo schifo, perché il finale del film non ti dà niente. Poi io incazzatissima perché Margot nel libro è descritta come una ragazza in carne, non magra, cioè io me l'immaginavo come la copertina del libro che ho io, e poi mi hanno messo Cara della Vigna, questa è una presa per il culo. Però andiamo avanti con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, in alcuni punti è anche meglio del libro, soprattutto nella parte in cui loro tornano indietro nel tempo. Penso che sia il mio film preferito di Harry Potter, però dire che è meglio del libro onestamente no, quindi io lo metto anche questo su molto simile al libro, anche se è un po' in mezzo, ecco, tra la categoria arancione e quella rossa. Il prossimo film è Twilight. Rispetto al libro secondo me è un pochino meglio, perché il primo libro tende ad essere un pochino lungo e avere delle parti un po' noiosette. Inoltre nel film abbiamo delle citazioni che sono secondo me più iconiche di quelle del libro, quindi con grande sorpresa lo metto su meglio del libro. Potrei venire uccisa per aver fatto questa cosa? Assolutamente sì, me ne rendo conto, però ne subirò le conseguenze. Abbiamo poi Harry Potter e i Doni della Morte parte 1. La prima parte secondo me dei Doni della Morte non è male, però mancano delle parti fondamentali di quella parte del libro, quindi io lo metto su diverso ma ci sta. Anche Divergent secondo me seguirà la stessa strada di Harry Potter e i Doni della Morte parte 1, perché infatti ha delle grandissime divergenze dal libro, ci sono delle scene che hanno totalmente cancellato, modificato, però comunque è un film che esce dalla sala o dopo averlo visto in streaming, perché ormai nessuno va più al cinema, e hai la voglia di andare in una di queste fazioni anche se non esistono. Fatemi sapere tra l'altro in che fazione siete voi e quante volte avete fatto il test sulla vostra fazione, io un po' troppe. Abbiamo poi il film di Carrie, io lo metto su non me lo ricordo, ho quelle due o tre scene nella mia testa ma per il resto non c'è niente, ed è assurdo come io possa ricordarmi un film che è uscito nel 2008 ma non ricordarmi questo film che l'ho visto 3-4 anni fa forse. Il prossimo è la serie TV di Shadowhunters, sfortunatamente questo deve andare su fa schifo ma guardabile, perché hanno fatto delle scelte all'interno di questa serie TV che anche io che non sono fan di Shadowhunters ma ho letto tutti i libri volevo semplicemente vomitare. Delle scene super cringe dove Clary chiede a Luke della serie TV: ma io sono tua figlia? Ma Clary, ma tutto ok? Quindi effettivamente fa schifo, però alcune parti sono godibili, soprattutto se non avete letto i libri. Il mio prefe poi, cioè Coraline, va ovviamente su meglio del libro, per una semplice ragione, raga, il libro è molto carino però non mi fa paura. Quello che io amo Coraline è il fatto che mi fa venire scaga, questo è perché lo guardo ogni Halloween nonostante mi faccia venire scaga, io ho bisogno di essere spaventata e Coraline lo fa. Coraline mi fa venire gli incubi, quindi per forza va su meglio del libro, perché il libro non mi ha fatto venire gli incubi. Ogni volta che guardo Coraline però sì. Il prossimo film mi fa molto combattere qua dentro, per certi motivi lo metterei su meglio del libro, però non è meglio del libro, che il libro è fenomenale, è uno dei miei libri preferiti, sto parlando ovviamente di Piccole Donne, quindi penso che lo metterò su molto simile al libro. Invece Percy Jackson e il ladro di fulmini va su fa schifo ma guardabile, perché non possiamo prenderci per il culo, tutti i film di Percy Jackson, quindi raga guardate metto anche il secondo, cioè Il mare dei mostri, fanno schifo rispetto ai libri, però sono molto guardabili, cioè non sono così brutti da dire no, non posso nemmeno guardarli, non possiamo dire che il casting faccia schifo, perché voglio dire, it's kinda hot, però sì, lo so, fanno schifo rispetto al libro, si possono comunque guardare sperando che il nostro cervello non colleghi quello che succede nei libri, assolutamente sì. Un film che invece va su vorrei dimenticare perché non c'è altro posto in cui questo film appartiene è Allegiant. Voi dovete capire
anche io, molto fan di Divergent quando avevo 15 anni. Il mio libro preferito era Allegiant e mi ritrovo un film che è pura fantasia. Non ho le parole per spiegarvi quanto io detesti questo film. Se mai farò un rewatch dei film di Divergent, penso che prima di vedere questo dovrò bermi 5-6 camomilline, perché non è possibile che un film faccia così schifo. Andiamo avanti con Amabili Resti. Questo qui lo metto su molto simile al libro, perché ci sono veramente delle scene che sono identiche al libro, esattamente come me le immaginavo io. Film bellissimo, se non l'avete visto vedetevelo, se volete leggetevi pure il libro, perché veramente merita tantissimo. Il film di Animali Fantastici e Dove Trovarli, io lo metto in contrapposizione libretto Animali Fantastici e Dove Trovarli, perché non ho letto lo screenplay. Il film comunque è godibile, però non supportiamo troppo J.K. Rowling, grazie. La serie TV Chiamatemi Anna, credo sia in italiano, va ovviamente su meglio del libro. Premettiamo che io ho visto solamente la prima stagione e che ho letto solamente il primo libro, solo che il primo libro mi ha deluso da morire. La serie TV invece è bellissima, sia per gli attori che hanno scelto, sia per l'ambientazione in generale, che per come hanno deciso di narrare la storia. Secondo me è bellissima. Prossimo film è Burning Syndrome, che io metto su meglio del libro anche questo. Ho visto prima il film che leggere il libro, libro che tra l'altro non esiste in italiano, ma il film esiste in italiano, non capendo questa logica, però il libro è infinitamente lungo, non succede niente ed è un po' noioso. Il film invece è molto più pieno di azione e ovviamente perché è più visivo. Abbiamo poi quello che credo sia Le Cronache di Narnia, Leone, la strega, l'armadio. Mi dispiace tantissimo anche per questo, ma per me va su meglio del libro. Io so che qua la gente mi odierà, credo che abbiano fatto un lavoro molto molto meglio nel film, cioè io ho letto i libri, non mi sono piaciuti. Credo che sia un po' pattern della prima categoria, di quasi tutti il libro non mi è piaciuto, però effettivamente quella è la categoria. Comunque il libro è carino, penso di avergli dato 3 stelline. Il film secondo me, tra l'altro anche grazie al cast, voglio dire, ricordiamoci che c'è James McAvoy, per cui ho una crush. La Diseducazione di Cameron Post io lo metto su diverso ma ci sta. Ho comunque trovato un film che uno si può godere, anche se saltano delle parti fondamentali, in particolare per quanto riguarda il momento in cui Cameron è al campo di conversione, anche del suo rapporto con la zia. Non ho capito tutte le critiche che ci sono state verso questo film, perché comunque io l'ho visto, ma non è che faccia proprio così schifo. Colpa delle Stelle è stato un po' cultural resetting, dove poi sono iniziati tutti quei film molto famosi sulle persone malate. Da quello che è il mio mero ricordo, mi pareva che fosse molto simile al libro. Potrei però benissimo sbagliarmi, quindi qua potete venirmi a dire: Sara, hai detto una cagata. Il film Disney di Alice nel Paese delle Meraviglie, raga, io lo metto su fa schifo ma è guardabile, cioè io non sono proprio fan, mi dispiace, io non ce la faccio a guardare quel cartone, non lo voglio mai più rivedere, per me è semplicemente noioso. Vampire Academy, il film, onestamente basso non me lo ricordo, sono certa di averlo visto quando è uscito, ma proprio cosa succede nel film dentro qua, tabula rasa. Prossimo film è La Storia della Gabbianella e del Gatto, ovviamente va su meglio del libro. Forse questa qua sarà una delle varie eccezioni, perché il libro mi è molto piaciuto, tanto di cuoricino a Luis Sepulveda, però il cartone animato, raga, è un altro livello. Andiamo un pochino veloce con quelli di Harry Potter, perché comunque ne parlo spesso dei film. La Camera dei Segreti va su molto simile al libro, perché credo che sia abbastanza simile, anche se alcune cose... Doni della Morte parte 2 andrà su fa schifo ma guardabile. Come muore Voldemort? Assolutamente no, perché si scoriandola, non capendo. E poi abbiamo L'Ordine della Fenice, che come I Doni della Morte parte 2 e Half-Blood Prince va su fa schifo ma guardabile. Dovevano dividere questo in 2 parti secondo me, così da poter mettere tutto quello che succede in quel libro, perché succedono un sacco di cose e avevamo bisogno di vedere tutto. Credo che il primo qua sia Il Canto della Rivolta parte 1 e poi c'è la parte 2. Entrambi io li metto su molto simile al libro, perché ho fatto il mio rewatch di tutti i film di Hunger Games quest'anno. Mi sono tutti piaciuti tantissimo, sono veramente molto simili al libro, anche se poi saltano alcune scene, che è ovvio. Altro film è La Custode di Mia Sorella. Io avevo un'ossessione per questo film, ogni volta che c'era in TV lo guardavo, lo dico e poi non lo dirò più, ma questo film è molto meglio di Colpa delle Stelle. Detto ciò però, rispetto al libro è un po' una merda, quindi io lo metto su fa schifo ma guardabile. Stessa cosa secondo me per La Quinta Onda. Infatti questo film ha tantissime differenze rispetto al libro, però oltre ad essere un film godibile, trovo anche che alcune scene siano molto più soddisfacenti dal punto di vista visivo che semplicemente lette. Andiamo avanti con la serie TV di Noi dello Zoo di Berlino. Anche questo seguirà La Quinta Onda e va su diverso ma ci sta. Infatti secondo me questa serie non è riuscita a catturare completamente quello
quello che è il libro, però segue anche le storyline di altri personaggi in maniera un pochino più approfondita, e questo onestamente l'ho molto molto apprezzato. E mi sa che anche il prossimo seguirà quest'onda, perché andrà su diverso, ma ci sta. Il film di Shadowhunters infatti segue più o meno la trama del libro, in alcune parti è un po' diverso, ma perché lo è? Perché spoiler i libri successivi, questo non me lo fa mettere in posizioni più alte, però neanche in quelle più basse, quindi comunque Shadowhunters dai che ce l'hai fatta ad arrivare a metà più o meno. Invece Catching Fire per me è un problema, perché quando ero andata al cinema a vedere il film di Catching Fire tutti dicevano che era identico al libro, ed effettivamente lo è, però raga hanno rovinato secondo me la genialità dell'arena. Per questo non si merita il meglio del libro, ma lo metto insieme ai suoi fratellini in molto simile al libro. Poi abbiamo il film di Urlo, che è un film che parla del processo, questa poesia chiamata appunto Urlo di Allen Ginsberg. Non è veramente un libro, ma è tratto da una poesia e da una storia vera, però comunque ho voluto inserirlo. Io penso che lo metterò molto meglio del libro, ma semplicemente perché c'è tanta roba in più. Poi abbiamo, sempre parlando di Allen Ginsberg, Kill Your Darlings. Questo film è bellissimo, è tratto da un libro che si chiama E gli ippopotami si lessarono nelle loro vasche, sulle loro vasche. Molto diverso dal libro, però anche questo lo devo mettere su meglio del libro. Infatti il libro è molto bello, molto godibile, e quando l'ho letto mi era molto piaciuto. Solo che il film, raga, è tutt'altra roba, cioè proprio un altro livello. Abbiamo poi Alice attraverso lo specchio, sempre live action. Questo va su non me lo ricordo. Io sono certa di averlo visto al cinema questo film, ma non ho un ricordo di quello che succede in questo film. Passiamo poi a Speak, le parole non dette. Il film, credo che in questo caso il libro sia molto più efficace, perché abbiamo proprio il racconto in prima persona di quello che è successo, quindi io penso che metterò il film su molto simile al libro. Il prossimo film mi fa un pochino ridere, perché è Ruby Red, tratto dal primo libro della trilogia delle gemme, che vorrei rileggere, perché infatti ho letto solamente i primi due libri, però al tempo ero ossessionata dai libri. Ho visto solamente questo film, però raga vi giuro che non me lo ricordo. Il prossimo film va sulla mia categoria preferita, infatti tra tutte queste bellissime categorie la mia preferita è Vorrei dimenticare, e The Giver deve per forza andare in questa categoria, perché il film di The Giver è una merda, è proprio un film che voglio eliminare dalla mia testa, ma non posso. Call Me By Your Name io lo metto su molto simile al libro, le differenze ovviamente ci sono, però credo che sia un prodotto che a me non piace, che trovo molto problematico, come anche il libro del resto, però è comunque un bel film, cioè visto solamente dal punto di vista cinematografico io lo trovo veramente molto bello. Stiamo arrivando alla fine, io direi di fare un po' da destra a sinistra, da sinistra a destra. Abbiamo Le Cronache di Narnia, Viaggio nel Veliero. Sono certa di averlo visto perché sono andata a vederlo durante un appuntamento romantico. Raga che ridere, io ero più intenta a provare a tenere la mano del tipo che a guardare il film, quindi praticamente non l'ho visto. Poi andiamo verso sinistra, la serie TV di Shadow and Bone. Questo è veramente difficile da mettere, perché a me la serie TV è molto piaciuta, però è simile al libro in parte. Io lo devo mettere su diverso, ma ci sta. Ci sta però tantissimo, perché la serie è bellissima secondo me. Il Grinch invece lo metto su meglio del libro, non si vede neanche più quella categoria, però è su meglio del libro, ma semplicemente per il fatto che il libro è molto molto corto, mentre il film è lungo 1 ora e mezza. Anche Noi Siamo Infinito va lì in cima su molto meglio del libro, perché il libro fa cagare, mentre il film è spettacolare secondo me, cioè è proprio un altro livello, come è proprio ad un altro livello anche la serie TV di Dirk Gently. Vorrei dire che io ho visto solamente la prima stagione, poi ho letto il libro mi ha fatto cagare, quindi non sono più andata avanti, anche se credo che ci siano solamente 3 stagioni. Però niente raga, secondo me la serie TV era geniale, fatta benissimo. Il libro per me, per il mio gusto personale, un po' una noia, non capivo niente, assolutamente non faceva per me. Siamo agli ultimi film con Red John, che io metto su molto simile al libro. Se non sbaglio ci sono solamente 2 o 3 scene che sono diverse, però è veramente un film da recuperare, un pochino pesante, però non era una storia che deve essere letta, che è molto interessante, e che se appunto non volete leggerla potete sempre vedere. Abbiamo l'ultimo Harry Potter, che si era perso nei meandri di questa lista, che è Harry Potter e il Calice di Fuoco. Mi dispiace dirlo, ma deve andare su fa schifo ma guardabile. Mi potete togliere l'intera partita della Coppa del Mondo, non mi potete togliere Ludo Bagman, per favore, la storyline di Rita Skeeter, in che senso? Sirius Black in mezzo alla montagna morto di fame con Firobecco, dov'era, perché io non l'ho vista? Quindi assolutamente non schifo, però è guardabile. La Fabbrica di Cioccolato, la versione quella vecchia, sta insieme all'altra versione, quella più nuova, perché comunque è molto simile al libro, però appunto come vi dicevo all'inizio io ho una certa preferenza per la versione più vecchia, perché l'ho vista molte più volte. Per
terz'ultimo film, Un ponte per Terabithia. Raga, vi devo dire che va su meglio del libro, proprio perché come in Coraline la visuale è molto differente. Nel libro di Un ponte per Terabithia il mondo di Terabithia è magari descritto, però è molto difficile da immaginare. Quando guardi il film invece, a un certo punto ti vedi Terabithia che ti appare davanti agli occhi. Lo metto lì solamente perché dal punto di vista visivo è molto molto più in alto. Il penultimo è il film di Animal Farm, che metto su diverso ma ci sta, perché se non sbaglio il finale è diverso. Finiamo proprio con una merda, perché io devo metterlo su Non me lo ricordo. Questo film l'ho visto perché ho il DVD e ho proprio il ricordo di averlo visto, ma non mi ricordo nulla. Non mi ricordo cosa succede se non due scene, quindi boh, non me la sento di mettere in nessun'altra categoria, proprio perché il mio ricordo è così lieve. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questo video. Come vedete ci sono un sacco di film che sono sul meglio del libro e anche su molto simile e diversi. Fortunatamente per noi non tantissimi su fa schifo ma guardabile e vorrei dimenticare, però sono comunque molto rilevanti. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video, delle mie scelte, se siete d'accordo oppure no, se c'è qualche film che voi avete amato e che invece ho odiato. Noi però adesso ci vediamo domani con un altro video per il Saramas e bye!